confidiamo, ma in qualche modo Pretendiamo anche un risultato a breve. Un risultato che potrebbe arrivare nelle prossime ore. Le ricerche si stanno stringendo sempre di più a determinate zone. Controlli a tappeto, a zero branco nel Trevigiano, dove l'auto di Filippo è passata nella notte tra sabato e domenica. Ma si guarda anche oltre confine. L'ambasciata italiana a Vienna ha inviato un'email a sei consoli onorari perché prestino la massima attenzione a qualsiasi particolare indicazione provenienti dal territorio dove operano. Un appello lanciato perché l'auto potrebbe esservi... Transitata tra domenica e lunedì, zone che Filippo, appassionato di trekking e di prove di orientamento senza mappe, sembrerebbe conoscere bene. Di qui un appello dell'avvocato di famiglia a chi la strada la vive ogni giorno. I punti dove più probabilmente può passare o fermarsi un'autovettura sono quelli, le persone che possono essere, che avere più probabilità di individuare un'autovettura sono quelle che vivono sulla strada e lavorano sulla strada come, come ad esempio i camionisti ma anche tassisti eccetera. Nuovi controlli poi ancora nelle zone della riviera del Brenta dopo un briefing in mattinata tra vigili del fuoco e carabinieri a Dolo per coordinare le operazioni. La città metropolitana di Venezia ha messo a disposizione dall'alba 60 volontari di protezione civile. Oltre che con l'utilizzo dell'elicottero e lungo il fiume Brenta le ricerche dei vigili del fuoco si sono concentrate con l'unità cinofila anche nel le campagne limitrofe. Una segnalazione a fiesso d'Artico con esito negativo, mentre i carabinieri avrebbero trovato a Stigliano di Santa Maria di Sala alcuni brandelli di un vestito sull'argine del fiume Muson che hanno poi repertato. Una cosa però è certa ribadisce il legale della famiglia Cecchettin. La convinzione della famiglia è quella che lei sia trattenuta contro la sua volontà, questo è evidente perché dal primo momento in cui il babbo ha denunciato la scomparsa ha detto che lei non si sarebbe mai allontanata volontariamente, Quindi, su questo eh, voglio essere categorico lei non può essere scappata da sola per fare una fuga di qualsiasi tipo, la ragazza è eh, fuori casa contro la sua volontà ma io sono ancora fiducioso che si possa risolvere bene la, la vicenda, la speranza certamente non la perdiamo nella diciamo, consapevolezza che è una, una situazione comunque molto preoccupante.